Ciao a tutte da Katia. Allora, oggi sono qui per farvi vedere come fare lo scialle che avete visto in foto. Allora, io per questo scialle ho usato questo filato, questa lana. È una lana, diciamo, piuttosto sottile. Ecco, scusate, ero fuori dall'obiettivo. Ecco, guardate qui. Si vede anche la differenza. È una lana, come dicevo, abbastanza sottile e l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 5. Quindi volevo un lavoro abbastanza morbido. Allora, io oggi non farò lo scialle, nel senso che lavorerò questo filato che è leggermente più grosso e vi farò vedere come fare lo scialle. Ecco, farò un campione. Che poi voi potete andare avanti e quindi decidete voi poi quanto volete andare avanti per quanto riguarda lo scialle. E poi dopo che abbiamo fatto il punto dello scialle faremo anche i fiori e vi farò vedere anche come unire i fiori fra loro. Ok, allora inizio con 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi ho fatto le 12 catenelle. Adesso passo il filo sull'uncinetto 3 volte e vado a fare una maglia alta tripla nella prima catenella iniziale. Quindi faccio che esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Quindi adesso abbiamo un cerchio. Rifaccio 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 e 12. 3 volte filo sull'uncinetto e entro nella stessa maglia di base qui. Dove abbiamo le 12 catenelle, io entro con l'uncinetto e vado a fare una maglia alta tripla, però non la chiudo, la lascio così. Adesso passo 3 volte filo sull'uncinetto, conto, vado a contare 6 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco, se riesco. L'inizio è sempre un po' fastidioso. Ok, entro e faccio la mia maglia alta tripla, sempre chiusa a metà, e poi vado, quindi mi restano 3 punti sull'uncinetto e vado a chiudere tutti e 3 così. Adesso faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 3 volte filo sull'uncinetto ed entro qui. Dove ho fatto la maglia alta tripla, qui nella stessa maglia, entro e faccio la mia maglia alta tripla. Ok, vi faccio vedere così. Abbiamo iniziato. Adesso giro il lavoro. E faccio 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 3 volte filo sull'uncinetto, quindi questo scialle è lavorato tutto a maglia alta tripla. Quindi io non starò lì a dire sempre maglia alta tripla, dirò sempre, cioè dirò maglia alta, però voi poi già sapete che saranno tutte maglie alte triple. Allora, entro nella stessa maglia di base e faccio la maglia chiusa a metà, cioè non la chiudo, la lascio così. 3 volte filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente, quindi qui dove abbiamo fatto la maglia alta tripla, quindi entro e faccio la mia maglia alta. 3 punti sull'uncinetto e chiudo.
E quindi adesso stiamo iniziando ad allargare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia. Passo 3 volte filo sull'uncinetto e vado a contare 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi entro e faccio la mia maglia. 3 punti sull'uncinetto, 1, 2, 3 e vado a chiudere. Adesso faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rientro nella stessa maglia. 3 e vado a fare una maglia alta tripla. Ecco. Adesso ricominciamo. Facciamo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 3 volte filo sull'uncinetto. Giro il mio lavoro. E vado a fare una maglia alta tripla qui nella stessa maglia di base dove ci sono le 12 maglie. Noi andiamo a fare la maglia alta tripla 1, 2 e 3 e lascio aperto 3 volte filo sull'uncinetto. Vado nella maglia seguente e vado a fare una maglia alta tripla così e chiudo. Quando ho 3 punti sull'uncinetto, vado a chiudere. 6 maglie alte, 6 catenelle, scusate, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia qui e vado a fare la maglia alta non chiusa. 3 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente, salto queste le catenelle le salto e vado nella maglia alta seguente e faccio la maglia alta tripla 1 2 3. Quando ho 3 punti sull'uncinetto chiudo 1 2 3 4 5 6 catenelle. Rientro nella stessa maglia qui dove abbiamo la maglia alta tripla. Rientro 1, 2, 3. Rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Quindi carico di nuovo l'uncinetto 3 volte filo sull'uncinetto e vado a contare 6, 1, 2, 3, 4, 5. Aspettate perché non vorrei che mi sono sbagliata. No, è giusto. Allora 1, 2, 3. Qui perché? E farlo è una cosa, spiegarlo è un'altra. Mi posso anche sbagliare. 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nella sesta e faccio la maglia alta tripla. Così. Poi 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 volte filo sull'uncinetto. Rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta tripla e la chiudo. Ecco. Andiamo avanti. Facciamo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 3 volte filo sull'uncinetto, giro il lavoro, rientro nella stessa maglia. Quindi faccio 1, 2 e 3 e lascio aperto. 3 volte filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente e vado a fare una maglia alta tripla, però non la chiudo, quindi lascio 3 punti sull'uncinetto. Quando ho 3 punti, chiudo. 6 catenelle, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia, lascio a metà la maglia alta tripla e vado nella maglia seguente e vado a fare la maglia alta tripla, così, e poi chiudo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia, qui rientro qua, faccio una maglia alta tripla, però non chiusa, la lascio aperta, 3 volte filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente. Faccio, forse ho fatto la doppia, 2 e 3. Ok. 1, 2, 3 e poi chiudo. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 volte e filo sull'uncinetto. Quindi rientro nella stessa maglia. 3 volte filo sull'uncinetto e vado a contare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nella sesta entro, faccio la mia maglia alta tripla, ho 3 punti sull'uncinetto e vado a chiudere. Adesso 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 volte filo sull'uncinetto e vado a fare nella stessa maglia che abbiamo fatto la maglia alta tripla, nella stessa maglia andiamo a fare una maglia alta tripla, però la chiudiamo e questo è l'aumento. Il lavoro si presenta così. Ecco. Quindi dobbiamo andare avanti così fino a alla misura che vogliamo noi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 3 volte filo sull'uncinetto. Quindi entro nella stessa dove ci sono le catenelle, vado ad inserire l'uncinetto e faccio una maglia alta tripla. Non chiusa, aperta, quindi 3 volte ancora il filo sull'uncinetto e vado nella maglia seguente e faccio la maglia alta tripla non chiusa. Quando mi trovo 3 punti sull'uncinetto, vado a chiudere e continuo con le 6 catenelle. 3 volte il filo, rientro nella stessa maglia. Non la chiudo, la lascio aperta. Vado nella maglia seguente, faccio la mia maglia alta tripla, non chiusa, lasciata aperta. Quando ho 3 punti sull'uncinetto, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 volte filo. Entro nella stessa maglia. Faccio la mia maglia alta aperta, la lascio aperta, entro nella maglia seguente, faccio la mia maglia alta tripla e poi quando ho 3 punti chiudo così 1 2 3 4 5 6 3 volte filo, rientro nella stessa maglia, 3 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e chiudo 1 2 3 4 5 6 2 3, entro nella stessa maglia. Dobbiamo contare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta tripla, 3 punti sull'uncinetto e chiudo. Facciamo l'aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta tripla e chiudo.
Diciamo, è semplice, non è complicato come punto, però a me piace tanto perché poi sembra che ci siano tanti fiorellini, questi formano dei fiorellini e a me piace tanto, mi è piaciuto tanto. Quindi facciamo ancora un giro insieme e poi andate avanti da sole. Quindi facciamo 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 volte filo sull'uncinetto, 6, scusate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 catenelle, non 6. Vado a fare la mia maglia alta tripla e la lascio aperta. Vado nella maglia seguente e faccio la mia alta, la maglia alta tripla non chiusa. Quando 3 punti sull'uncinetto, vado a chiudere. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia di base, faccio la mia maglia alta e la lascio aperta. Entro nella maglia seguente e faccio la mia maglia alta tripla. 3 punti sull'uncinetto e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 volte filo sull'uncinetto. Rientro nella stessa maglia, 1, 2, 3, vado nella maglia seguente, faccio la mia maglia alta tripla, non la chiudo, quando 3 punti sull'uncinetto, chiudo. Faccio vedere anche la fine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella maglia, 1, 2, 3. Entro nella maglia seguente, le due maglie alte triple sono tutte e due aperte, 3 punti sull'uncinetto e chiudo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro nella stessa maglia, vado nella maglia seguente. E chiudo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia e faccio una maglia alta tripla e non la chiudo. Conto 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Entro e chiudo così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia. Questi sono gli aumenti, quelli che facciamo alla fine. Ok, quindi andiamo avanti così fino alla misura che volete, che desiderate. Ecco, se lo volete fare bello grande, se lo volete fare più piccolo, come da mettere come scaldacollo invece da usare come uno scialle, decidete voi. E voi intanto andate avanti e poi vi faccio vedere anche come fare il fiore. Va bene? A dopo, ciao!